il ricordo di Alex Del Piero quando ha giocato a Pescara contro il Pescara in B, una foto per domani, una stretta di mano con Delicati. Eh sì, è un anno del tutto particolare, no? Unico nel suo genere, complicatissimo all'inizio, ma poi che è finita molto bene per noi. Il Pescara è stata una tappa, anche perché insomma, la storia del Pescara è molto forte, quindi mi ricordo che guardavo Juventus-Pescara o Pescara-Juve in Serie A quando ero un po' più giovane di allora, quindi bei ricordi. Alessandro, a proposito di Pescara, un bel po' di Serie A, tantissimi campionati di Serie C, oggi la squadra abruzzese è in Serie C, che effetto ti fa? L'augurio insomma che Alessandro Del Piero fa al Pescara, alla Pescara Calcio e tifosi biancazzurri. Ma guarda, la bellezza dei campionati è quella, no? Che si può salire e scendere, adesso è un momento sicuramente non facile, però ci sono diverse realtà che hanno cominciato a lavorare bene, che hanno fatto delle cose importanti, che hanno fatto delle risalite importanti e quindi lo auguro anche al Pescara, voglio dire, quindi spero che possa tornare ai vertici come una volta. Lo si fa con il sacrificio, il duro lavoro e con i risultati poi anche. Del Piero in Abruzzo c'è un piatto preferito? Hai assaggiato qualcosa in particolare in Abruzzo, Del Piero? No, prima della gara no, dopo la gara ti saprò dire. Alessandro, hai già provato a immaginare che emozione sentirai a rimettere la maglia bianconera? Ma guarda, le emozioni rimangono legate a quello che è successo, no? Con quella maglia, quindi rindossare è sempre piacevole, però il ricordo, il pensiero va a quello che hai passato insieme. Che ho passato insieme ai colori della Juve, quindi sarà emozionante, indubbiamente è piacevole. La prima volta che l'ha indossata. Sì, sì, me la ricordo molto bene. Io ti chiedo l'ultima cosa in chiave abruzzese, hai vinto il mondiale con Massimo Oddo e con Grosso, c'è un pescarese, un abruzzese, Verratti, che è esploso nel calcio che conta, che idea dei calciatori abruzzesi per Piero? A chi? Che idea hai dei calciatori abruzzesi? Beh, hai fatto dei nomi decisamente, come si suol dire, importanti, no? Massimo abbiamo vinto il mondiale insieme, adesso Verratti, Fabio lo stesso che ha segnato con me nella semifinale, quindi son momenti entusiasmanti quelli che ci legano con loro. Verratti è incredibile quanto sia bravo, insomma ci accomuna la nazionale alla fine, no? E la nazionale è la squadra di tutti ed è bello che diciamo che più o meno tutte le regioni sono state rappresentate nel corso di questi decenni e altro, quindi bene, che speriamo che l'Abruzzo porti ancora nuove forze. Alex Del Piero, il basket, lei è qui al Palamangetti, è un posto che quest'anno compie 101 anni di basket, ha giocato qui anche Mahmoud Abdul-Rauf e Chris Jackson, ma lei scrisse a Steve Nash: chiunque ti ha visto giocare sa che rappresenti l'essenza del gioco. Ecco, similitudini fra lei e il grande suo amico Steve Nash? Non lo so, gli sport sono abbastanza diversi. È piacevole sempre vedere Steve, adesso questa nuova avventura ai Nets sta diventando seria per lui, perché insomma è una squadra importante, all'inizio era così, è uscito come allenatore dal nulla, diciamo così, adesso invece è confermato più volte, questo significa che gli piace e sono contento per lui. Abitando negli Stati Uniti ne ho visti tanti passare e tanti ne stanno passando, adesso sono appena finite le finali. Sono stato a vedere gara 5 di Olimpia contro Virtus, bellissimo anche in Italia, e il mio cuore è a Treviso però, quindi mi spiace per tutto quello che è. Senta, ma Abruzzo, Milano, Bologna. Ma Jabbar, Jordan, Kobe Bryant è l'ultimo, LeBron. O lei ne pesca uno fuori da questo poker? Per il più grande di tutti i tempi, per lei. Ma guarda, i grandi sono definiti dalle ere che vengono. Io credo poco nel comparare un giocatore con un giocatore di un'era precedente. Ovvio che essendo cresciuto da una parte con Michael Jordan,
perché ero proprio bambino quando ho cominciato, dall'altra con Kobe, che abbiamo stretto anche amicizia. A loro due sono più affezionato che agli altri due. Senti, Alessandro, due giorni fa è stato un anno dalla morte di Giampiero Boniperti. Sì. Un ricordo del presidente, del tuo presidente. Beh, non so se riesco a dirvene uno nuovo, nel senso che al di là di tutto il ricordo del presidente è unico per me. Insomma, io l'ho incontrato a Udine la prima volta, in un Udinese Juventus, quando avevo ancora 16 anni. E poi nel corso del mio primo anno, quando abbiamo firmato il mio primo contratto alla Juve, quindi sono legato anche alla famiglia, conosco bene i figli e i nipoti i suoi, ed è una famiglia stupenda. Manca una presenza come la sua, una personalità come la sua, un temperamento. È stato